Quindi questa è un'altra caratteristica unica. Ancora un altro piccolo particolare, le statue. Ora le statue stanno in tutte le chiese, quindi non c'è da dire molte cose. Qui pure però c'è un particolare. Intanto sono 12, vedete sotto, più due della controfacciata, San Pietro e San Paolo. Allora, intanto l'autore è Paolo Maldini. Paolo Maldini era il primo allievo del Bernini, tant'è vero che i 10 angeli di Ponte Sant'Angelo, 2 l'ha fatti lui, che poi anche lì la storia è un'altra, i primi 2 li ha fatti il Bernini. Il Papa, quando l'ha visti, ha detto: che belli, dove vanno questi? A Ponte Sant'Angelo, ma questi li vivo io. E Bernini ha capito l'antifono, ha chiamato gli allievi e ha detto: fatevi voi. Quei 2 stanno a Sant'Andrea Ferrante. Allora, una meraviglia, uno di quei 2, la coppia perfetta, l'ha fatta Paolo Maldini. Presente il Bernini, gli ha detto: poi a te se cambi qualcosa. Quindi è una coppia perfetta. Ora, queste statue non sono di marmo, sono di stucco romano. Ora vi spiego come si faceva. Perché io pensavo, se i nostri erano finiti i soldi, a mano rivediamo, invece un ingegnere mi ha detto: no padre, qui sopra il marmo non ci poteva stare, troppo pericoloso. Allora lo stucco romano come si faceva? Con la calce. Poi Roma è piena di colonne, no? Ricordate la battuta di Brignano? Detto: sono stato in Grecia, che ci hanno per fare tenone, noi ce ne abbiamo una cinquantina, ce ne abbiamo per terra, ci fate tirare su, quindi Roma è piena di colonne. Allora che facevano? La cantarecca. Con la porta di mano impastata con la calce veniva fuori una cosa durissima ma leggera. Quindi queste colonne